Ciao a tutte pasticce. Allora, stamattina ho voglia proprio di fare un vlog. Scusatemi la faccia tipo struccatissima e orribile. Infatti, a parte che qua sono tutta segnata, qua non sono brufoli, sono tipo boh, macchie. Non ne ho idea del motivo, comunque sono segnata. Sono ancora in pigiama perché adesso tra un po' mi preparo, non ho voglia di truccarmi perché cioè è molto tranquilla come giornata, c'è un tempo di merda. Faccio vedere. C'è il vento. C'è nuvoloso, non so se lo vedete, c'è un tempo orribile, quindi sinceramente non farò tanto, però stamattina andrò allo Shan in macchina per comprare delle cose per il bar, quindi vi voglio portare con me. Il pomeriggio, non so, probabilmente farò un po' di tesino. Oddio, che brutto. Vabbè, niente, noi ci vediamo dopo. Ciao. Ciao a tutte. Allora, sto andando, come ho detto, a fare la spesa. Quindi niente, partiamo. Non so se lo sapevate che avevo preso la patente in realtà. No, probabilmente non farò questo video mentre guido perché mi terrorizza vedere la macchinetta in questo stato. Davvero, mi terrorizza alquanto, soprattutto per la partenza. Quindi probabilmente adesso mi fermo qua. Niente, io adesso guido e niente, ci vediamo quando sono allo Shan. Ciao pasticce. Niente, mo sono arrivata. Mi sento imbarazzata perché c'è un po' la gente che fissa. Comunque, dove stanno utile? Allergia. Ma sono arrivata e niente. Adesso andiamo un po' a fare la spesa. Però non utilizzerò la macchinetta quando sarò dentro, ma utilizzerò il telefono perché la macchinetta è troppo visibile. E niente, noi ci vediamo fra 5 secondi. Ciao! Qua che vago per i corridoi, qua ho preso alcune cose, queste sono tutte le altre che devo prendere. Ora passiamo al formaggio grattugiato. Aspetta, siamo nella sezione formaggi, cerchiamo un formaggio grattugiato. Pisa, se sto usando un affare che è tipo sta cosa, che non è orribile da usare, ma proprio di più, ma di più, di più, di più, di più, di più. Mi sa che vince quello del marchio Shan perché è più conveniente. 1,20 euro costa, alla faccia di cavolo. 1,20 euro. No, forse no, viene battuto dal Grana Padano Briciolo. Sì, magari però non di questa meno quantità, non lo so, adesso vediamo, no? Tanto non so se sono due, due. Pensa un po', allora prendo questa. Intanto questo scade il 5,8. 5,8, sì. 1,19 va bene. E niente, prendiamo anche il Grana Padano. Quello lì è tutto brutto. Niente, macchina, ciao a tutti. Io ora metto via tutta la roba. Quindi yuppie, proprio una gioia. Una gioia eccezionale. Devo portare una cassa di orecchie. Sono tutte cose che fanno nel bar, non siamo tutti noi. Non
so come farò a sollevarlo. Vediamo la macchina e andiamo. Questo è il nostro Ocean. Addio, torniamo alla macchina. Che cosa sembra? Oddio, l'ho detto, sono orribile. È abbastanza imbarazzante perché c'è tipo, ci sono tipo le persone dietro alla mia macchina, quindi probabilmente vi abbandonerò qui. Allora. Ok. Vedete che vi ho detto, c'è un dietro qualcuno. Madonna, che caldo. Scusatemi per le parole. Però. Vi appoggio, mi spiace un attimo. Ok. Hola. Chiudiamoci dentro magari. Le chiavi le ciclo qua, il baule l'abbiamo chiuso, mettiamo via questo, vacca che caldo! Se prima stamattina c'era il vento e c'era nuvolo, adesso c'è sempre un po' di venticello, e c'è sempre nuvolo, ma c'è sempre più caldo, cioè, quindi è una roba allucinante. Niente, io direi che adesso è il momento di abbandonarci e... quando sono al bar, vi dico, mi vedrete forse scaricare la roba se mio padre mi lascia, altrimenti ci vediamo dopo. Alla fine sono già arrivata a casa, è mezzogiorno, sarò partita alle... devo prendere lo zaino, la giacca che ho lasciato dietro perché non l'ho detto all'inizio, oddio che brutta visuale, scusatemi, c'era freddino, comunque niente, cioè ho dovuto prendere anche lo zaino da scuola perché l'ho lasciato al bar sabato perché non avevo tempo di tornare lì e dovevo uscire subito, e quindi questo è quanto. E niente, che cosa vi stavo dicendo? Di appoggio, no. Fantastico. Che cosa? Non ci sta. Vabbè, niente, sono arrivata a casa. Chiudiamo la macchina. Ok, sono arrivata a casa e ora vado su. E niente. Saliamo. Potevo fare il video con in realtà con la macchinetta, però era più vicino. Oh, ciao, ci sembra un mondo. Vabbè, comunque, cioè oltre a sono struccata perché io la domenica non mi trucco, a meno che non so se l'ho già detto, magari l'ho già detto, comunque non mi trucco, a meno che non devo proprio uscire a vedere i miei amici, che allora vabbè, non è sistemata, me la do, se no solitamente non mi trucco per andare a queste cose perché voglio lasciare un po' il mio viso libero da tutti i cosmetici, e quindi no, magari no, libero da tutti i cosmetici, quindi non utilizzo niente. Ritorno qui e niente, sono le 2:30, ho pranzato, non vi ho fatto vedere cosa ho mangiato, ma vabbè, era una semplice pasta bianca, mi sono rimessa a letto perché, scusate, e ieri sera sono andata a letto un po' tardino, comunque sapete, essendo in quinta, maturità, stress di esami, stress di verifiche, poi io magari quando torno, finisco da scuola, vado a lavorare, cioè al bar. Bella la mia, bella. Potevo prendere i cotoni oggi al supermercato? Vabbè, torno a casa, magari studiare così, sono stanchissima, questa settimana è stata davvero stancante e ieri sera sono andata a letto tardi, mi sono svegliata relativamente presto stamattina.
9 e mezza ero sveglia. Quindi domani, oltretutto, è lunedì 1, non faccio il ponte. Poi c'è nuvolato adesso, tipo un tempo orribile. Di uscire non ne ho voglia. Adesso farò la tesina di scienze umane, infatti sono un po' alla ricerca della mia tesina, faccio la tesina. E sto cercando l'argomento di sociologia. E poi, boh, che dirvi? Vago anche su internet, sì, su YouTube, e ho visto alcuni vlog, mi è piaciuto un sacco Hello Lemon di Michelin, il vlog è molto carino, mi è piaciuto davvero un sacco, è un bellissimo micetto, molto molto bello. E poi mi sono letto, non so se si è notato, infatti come potete vedere sto continuando a sbadigliare perché sono davvero stanchissima. Adesso faccio un po' di tesina e boh. E niente, ragazze, godetevi questi anni di liceo, perché poi quando arrivate a una settimana dalla fine della scuola della quinta e non ritornerete più, vi mancherà tantissimo. Infatti io tipo sono tristissima, piangerò come non so, come una deficiente alla fine della scuola, perché mi mancherà troppo tutto il contesto. E scegliere un'università non sembra, ma è tosta, è difficile, perché praticamente l'università che scegli è l'università, è quello che poi farai per tutto il resto della tua vita. Quindi è tosta, è davvero tosta. Già, questi momenti di riflessione. Se mi ricordo più spesso e faccio qualcosa di magari più interessante, le prossime volte faccio più vlog, mi piace fare i vlog. Che sono più semplici, sono più belli, mi piace un sacco, cioè almeno a me è una cosa che piace molto il vlog. Comunque niente, io vi abbandono qua e ci sentiamo tra poco. Allora, mi rivedete, ciao. Sono in pigiama perché mi sono rimasta in pigiama, mi rivedete nella condizione di prima, perché semplicemente perché sì, ho fatto la tesina di scienze umane, sono le 4 e poi mi sono mangiato una brioche perché avendo il bar magari stamattina, oggi non è che se ne è avanzata tipo 2 e me ne sono fatta portare a casa a mangiare una brioche al cioccolato. Vi faccio vedere cosa sono rimaste. Parlo adagio perché c'era la mia mamma, no? L'abbiamo messa in questo sacchettino, va bene, è rimasta una un po' piccina, però è rimasta questa qua che sembra molto molto buona, ma non la mangio perché faccio davvero semplice schifo, se no eccola qua, sembra molto molto buona. In più, scoperta delle scoperte, cioè questa, ragazzi, è il mio casino. Lasciate stare i miei piedi così via. Ecco. Questo si chiama casino di studio, le scienze umane. Ah, si è provata le caramelline e rischia il gusto, ecco, adesso che vedo. Ho provato anch'io queste dannate caramelline. Le ho provate con una mia compagna di classe durante scuola. E che dirvi, ho provato sia le rose che le gialle, le ho provate tutte e due, le abbiamo prese. Allora, la più schifosa assolutamente sono state Ascella puzzolente, cibo per cani, il tuo fetido è stato micidiale. A me non ha fatto alcun tipo di effetto erba marcia, per esempio, forse perché ero già sotto l'effetto delle altre schifo. Comunque le ho beccate quasi tutte io. Ah, cacco la viscita non è che mi sia dispiaciuta, cioè a me non ha fatto impazzire, io non capivo le persone che dicevano buona menta, cioè che c'è sto retrogusto salato che fa davvero schifo. E poi cosa c'era? Ah, e anche calzini sporchi, cioè non so se l'ho mangiata, però non è che quella mi ha fatto né caldo né freddo. Quindi alito fetido, ascella puzzolente, cibo per cani sono state le micidiali, cioè fanno davvero schifo. Quindi no, assolutamente, però è stata una carina. Non ho fatto il video challenge perché dovrei farlo con la Gaia, perché la mia amica non lo sa. E quindi se non so neanche più sinceramente se farlo o no come video challenge, perché non so se lo guarderà nessuno. Comunque se mi capita e se le ritrovo lo faccio con la Gaia, se riesco a convincerla, ma dubito. Vabbè. Potevo farlo con la mia mamma oggi magari, vabbè, comunque prossima volta.
E poi volevo dirvi, ah sì, giusto, che da S lunga e da Natura Sì trovate la vera. Io infatti domani, assolutamente, se mi ricordo, corro assolutamente al supermercato. E dato che mi serve uno shampoo, proverò uno shampoo di Lavera, perché quello di Yves Rocher non è che mi sia piaciuto sinceramente più di tanto. All'inizio mi piaceva un sacco, poi ho provato quello dell'ultra dolce di Garnier, mi piace di più quello. Adesso voglio provare per forza quello di Lavera. E niente, speriamo. Niente, io spero non costino tanto sinceramente, perché se costa tanto allora piuttosto ritorno su un ultra dolce, su un altro ultra dolce che voglio provare, quello al cocco. Comunque proverò un altro shampoo se costa troppo, perché non c'ho voglia di spendere un sacco per uno shampoo. Però vabbè, vediamo, domani vi faccio sapere. Mi metterò magari, non so se vloggerò o no, domani non vloggerò. Comunque mi piacerebbe vloggare, magari vlog quando torno da scuola, non lo so. Vabbè, noi ci vediamo. Quasi quasi la qualità del mio telefono è migliore di quella della macchinetta. No, sto scherzando. Però, oddio, scusatemi, mi sto togliendo un elastico che mi sta letteralmente strangolando il polso. Allora, volevo farvi vedere, l'altro giorno vi avevo già fatto vedere che mi aveva mandato la Vichy. Oh, sì, mi aveva contattato. Mi aveva mandato la Vichy questo, che è il Vichy, quello per le tue notti, la Idealia. No, aspetta. Idealia Skin Sleep, questa qua di Vichy, e me ne aveva mandato un campioncino che avevo provato e non mi è piaciuta, ragazzi, se devo dire la verità, me ne è piaciuta, quindi adesso posso buttarla. Stavolta la Vichy mi ha rinviato un'altra cosa, mi ha mandato ancora, e l'ho aperta, Vichy ti ha scelto per un'anteprima esclusiva, ed è, sì vabbè, l'ho rotta, l'ho aperta un po' troppo velocemente, questo. Lui ti ama davvero, un'anteprima esclusiva per te. Sì, vabbè, scusate, non mi si è rotta. La faccio vedere quindi in dos partes. Vi appoggio qua che magari si tanca un po' più. In due parti. La prima, questa qua. La BB Cream di Normadem. Ed è questa qui, nella tonalità media. Me ne ha mandate stavolta, forse non so perché ha capito, me ne ha mandate due. Infatti vedete che questa qua è ancora sigillata, non si sia visto niente. Comunque vabbè, comunque mi ha mandato due BB cream, e secondo me questa qua è una di quelle bianche con i granuli, perché da vederla come è liscia, ma pensa un po'. Sto cercando un tastino, ok. Ops, scusate. Da vederla così. Stavo dicendo, da vederla così, adesso non so più cosa la mano. Ecco, vedi? Da vederla così sembra che qua sia trasparente e abbia questi micro granuli, però non lo so. Oil free, grassa impura, luminosa. Vabbè, la proverò e vi farò sapere. Me ne hanno mandati due e sono molto più contenta. Ora posso buttare sinceramente, probabilmente, questo qui. Vabbè, me lo terrò per fare il video. Poi mia mamma gli hanno il regalo che mi è andato da Sephora per il compleanno. Praticamente sulla tessera Sephora c'è salvato il compleanno della mia mamma, quindi, che è stato il 26 aprile. E io sono andata da Sephora finalmente, e dopo due o tre volte che ci andavo mi hanno dato il regalo, perché mi è arrivata la cartolina a casa, no? Ed è un set di tre mini ombretti. Avevo già altri ombrettini di Sephora in realtà. Uno l'avevo finito, scusate se scompaio. Uno l'avevo finito, mentre l'altro c'è ancora. È vecchissimo, tipo. Secondo me devo spostare un po' di qua. Voi che dite? Voi che dite? Ok, forse così vedete meglio. Magari avviciniamoci un attimo. Vabbè. Uno è questo qui, che è il numero 18 Coffee Brown, non è più luminoso come è Demi, però che ha una scadenza di 6 mesi, io in realtà ce l'ho da una vita, però
E questi qua sono i tre nuovi. Mi hanno dato finalmente questo qua che desideravo anche comprarmi, non ho preso di questo colore. È bellissimo. È straluminoso, guardate. No, scherzavo. Mi sorprende sempre di più questa macchinetta. Poi c'è questo. Anche questo è molto bello. Io faccio un miscuglio. No, tra questo qua mi sa quello dopo. Sì, non tra questo. Questo non l'ho ancora utilizzato. Questo qui, che è il... Bean of the A-list numero 49. Eccolo qua. Questo è quello vecchissimo, questo qui. Questi due più in alto sono quelli più nuovi, ma guardate quanto bello! No, non si vede, però vabbè. Questo qua metto questo qua sulla palpebra prima e poi ci metto sopra il bianco e viene un colore che è bellissimo. Ed è il, guardate che bello, è It Bag numero 80. E li utilizzo tutte le mattine, questi qua sono gli Happy Birdie. Quindi se fate il compleanno vi mandano, almeno a me hanno dato questi ombretti. Oh, ragazzi, vi dico, vi racconto un po' mia giornata. Sapete, se non lo sapete, ve lo dico adesso, non capisco perché sempre questa zona della mia faccia è sempre più chiara. Cioè, voi dovete vedere quando finisco di fare palestra. C'ho tutta la faccia bordeaux e questa zona che è bianca. Cacchio, che rabbia. Comunque, non so se lo sapete, ma io faccio zumba. Spero lo sappiate, spero di avervelo mai detto. Comunque, faccio zumba. Ah, ho aperto Depop, se vi interessa. Il mio nick è Marti03. Vabbè, ho aperto Zumba e... Sì, ho aperto Zumba. Faccio Zumba già da 13 minuti. No, troppo lungo diventa. Vabbè, dai. Vabbè, faccio Zumba e... mi piace tantissimo. Io ragazzi ve lo straconsiglio di provare qualche volta Zumba. Per chi fosse nelle parti di Rimini, vi consiglio di andare a Rimini Wellness, che però in teoria è l'ultimo giorno oggi, quindi quando vedrete questo video non ci sarà più niente. Vabbè. Niente, ci vediamo tra poco, dai. Ciao. Nick, Nick. Niente, Nick. ciao, tutto pasticce. Ormai è sera, io tra un po' vado a letto perché mi è salito un mal di testa. Au, mi sono tolto una crosta sulle gambe, scusate. Adesso sono rovinato, porca miseria. Vabbè, mi è salito un mal di testa. Prossimamente comprerò i prodotti che testerò e vi farò assolutamente sapere come mi ci trovo perché sono dei prodotti, cioè, fotonici, come dice la Miki. Mi piace un sacco la parola fotonici. Comunque, ho notato che mi è venuto sul livello. Vabbè, niente, io vi volevo salutare. Vi volevo dire buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio in base all'ora in cui state guardando il video. E niente, vi volevo dire buonanotte perché io vado a letto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!